Signore, la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno ero lontano da te, ora invece son tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Berrete con gioia alle fonti della salvezza, e quel giorno voi direte, lodate il Signore, invocate il suo nome. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto, e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Cantate a chi ha fatto grandezze e si è fatto sapere nel mondo, sia forte la sua gioia, abitante di Sion, perché grande con te è il Signore. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Lodo, Signore, perché un giorno ero lontano da te, ora invece son tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, cari confratelli dell'Ordine dei Cappuccini, siamo qui a dare il nostro ultimo saluto terreno a Padre Gerardo al termine della sua vita, a ringraziare il Signore per la sua presenza in mezzo a noi, per i doni della sua vita. Chiediamo anche perdono a nome suo, affidiamolo alla misericordia del Signore e chiediamo a questa misericordia che ci renda degni e disponibili a celebrare questa Eucaristia esequiale. Confesso
A Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Preghiamo. O Dio, che sempre usi misericordia e perdoni, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per il nostro fratello Gerardo, sacerdote, che oggi hai fatto passare a te da questo mondo, e poiché in te ha sperato e creduto, conducilo alla patria del cielo e donagli la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo, secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio. La sua parola corre veloce. Celebra il Signore. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore Gerusalemme. Alleluia, alleluia. Alleluia.
le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?» Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: «Chi di voi, se un viglio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?» E non potevano rispondere nulla a queste parole. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Carissimi fratelli e sorelle, la vita di tutti, la vita di ognuno, la vita di ogni uomo, di ogni cristiano e anche di ogni sacerdote, di ogni religioso, si nutre di tante cose, di tante realtà necessarie. Ma sappiamo bene che è essenziale per una vita che non sia solo un mero processo biologico è l'amore. L'amore che abbiamo bisogno di ricevere e l'amore che abbiamo bisogno e dovere di donare. Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci fa vedere quanto Gesù si è impegnato a insegnare e a dimostrare agli uomini che l'amore è ciò che conta. Ai farisei, concentrati su un'osservanza formale delle norme, Gesù offre una via di uscita, un'occasione per liberarsi dal rischio di trasformare la legge da ciò che deve illuminare il cammino, aiutare nella comunione con Dio e favorire la giustizia, in pretesto per non vedere, per non accorgersi di chi ci sta a fianco. Gesù, mentre tende una sua mano a quell'uomo ammalato di idropisia, sta porgendo l'altra mano ai dottori della legge e ai farisei per tirarli fuori dalla loro cecità, dal loro aver perso lo sguardo sull'uomo. Vuole liberarli da un pericoloso processo di disumanizzazione che può portare a scelte tragiche. La morte stessa di Gesù sembra indicarci che mentre quell'ammalato ha accolto e afferrato la mano del Figlio di Dio ed è stato guarito, non è avvenuto ugualmente per tutti i protagonisti del brano. Il Cristo sarà messo a morte proprio per essersi dimostrato superiore alla legge, per essersi rivelato come Signore del sabato. Quella domanda di Gesù che chiude il brano e che rimane senza risposta:
Chi di voi, se ha un figlio o un bue che gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato? Quella domanda non è solo sigillo all'insegnamento che egli sta dando, ma è anche certezza per noi credenti che il Signore si prende cura di noi, ci tende sempre la sua mano. Quella domanda di Gesù, oltre ad essere appello ai suoi interlocutori a prendersi cura e a guardare a ogni uomo e a ogni essere che soffre, è la conferma che la sua mano è tesa ed è rivolta a ognuno di noi. Egli è il buon pastore che viene a recuperarmi, a ricondurmi al sicuro. Con questa certezza nel cuore, diamo oggi l'estremo saluto al nostro fratello Gerardo. La mano del Signore misericordioso è oggi tesa verso di lui, perché liberato dalla sofferenza che ha caratterizzato gli ultimi anni della sua vita, liberato dalla nativa fragilità umana, possa entrare nella gloria del cielo. Fra Gerardo è nato a Deliceto, nel subappennino Dauno, il 22 febbraio di 78 anni fa, da Mattia e Imperatrice Conte. Sin da ragazzo aveva sentito la chiamata alla vita religiosa. Vestì l'abito di San Francesco il 30 agosto 1959. Professò temporaneamente i voti nell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini il 4 settembre 1960 e li confermò definitivamente il 6 dicembre 1964. Dopo l'ordinazione sacerdotale ricevuta a Campobasso il 28 gennaio 1968, continuò gli studi, frequentando il corso di pastorale a Firenze. Conseguì poi la licenza e il dottorato in storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana e la laurea in lingue straniere presso l'Università degli Studi di Napoli. Di padre Gerardo sicuramente tutti ricordano e ricorderanno la sua dinamicità e la sua intraprendenza in tutti gli incarichi e gli uffici che gli sono stati affidati. La sua preparazione accademica gli ha dato subito la possibilità di entrare in contatto con il mondo della formazione dei giovani frati, come insegnante e come formatore. In questi ambiti ha da subito mostrato, oltre che una buona preparazione, una sincera attenzione alle persone che gli erano affidate, dando preminenza alla dimensione umana e alla cura del clima fraterno e di maturazione umana e spirituale. È stato per diversi anni direttore dello studio teologico di Campobasso e fra le tante cose i suoi studenti ricordano quelli che lui chiamava gli incontri della valle solitaria, una sorta di ritiro che inizialmente ai giovani appariva perfino forzato, ma che poi si rivelava un momento di fraternità del tutto inedito e aperto a un modo di confrontarsi e di pensare la vita francescana profondamente autentica. Anche nell'apostolato ha saputo intraprendere iniziative e mettere in atto forme di coinvolgimento e di animazione, come nel santuario della Madonna del Monte a Campobasso, dove si è prodigato per la realizzazione della Via Matris e per l'istituzione degli appuntamenti mensili di preghiera mariana. Tra i numerosi incarichi svolti ci sono stati quelli di presidente della Commissione per l'ottavo centenario della nascita di San Francesco, economo provinciale, rappresentante legale della provincia religiosa, presidente della Commissione Interna dei Frati per la beatificazione di Padre Pio, vicepresidente della Commissione Interna dei Frati per la canonizzazione di Padre Pio e direttore della rivista Pietrelcina, la terra di Padre Pio. Gli anni più intensi della vita di Padre Gerardo sono stati sicuramente quelli legati al suo compito di delegato e procuratore speciale per la costruzione della nuova chiesa di San Pio da Pietrelcina, la chiesa in cui ci troviamo. La sua determinazione e la sua intraprendenza lo hanno aiutato a superare i problemi e le vicissitudini che la realizzazione di un'opera di questo genere ha comportato. Sicuramente
mentre veniva costruito questo capolavoro architettonico, e man mano che sfide sempre nuove rendevano più ardua l'impresa, anche il suo cuore veniva modellato dalla fatica, dalle difficoltà e anche da qualche delusione. Ultima sua maestra è stata la malattia, che da un paio di anni lo aveva costretto a dimorare presso la nostra infermeria provinciale e che man mano gli ha sottratto forza fisica e lucidità, fino all'aggravamento degli ultimi giorni che lo ha portato ieri a concludere il suo pellegrinaggio terreno. In questo momento desidero esprimere il saluto e la vicinanza ai parenti di Fra Gerardo, al fratello e alla sorella che sono lontani, ai nipoti. È doveroso un sentito ringraziamento innanzitutto al pastore della nostra arcidiocesi, Padre Franco, che ha voluto esprimere e manifestare il suo affetto verso tutta la nostra famiglia religiosa con la sua presenza. A Monsignor Francesco Pio Tamburrino, a Monsignor D'Ambrosio, qui presenti, a Padre Francesco Neri, consigliere generale. Voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno fatto giungere le loro condoglianze e i loro sentimenti di vicinanza, in particolare Monsignor Piero Marini, Monsignor Crispino Valenziano, il maestro Mimmo Paladino. Un grazie a tutti voi qui presenti, a coloro che si uniscono alla nostra preghiera, a tutti gli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Padre Gerardo. In particolare saluto coloro che ci seguono dai luoghi dove Padre Gerardo ha vissuto: Campobasso, Larino, Foggia, Pietrelcina, Gesualdo, Morcone. Voglio esprimere il ringraziamento a Padre Gregorio, alle suore e al personale della nostra infermeria che si sono presi cura di Padre Gerardo in questi ultimi anni. Caro fratello Gerardo, mentre ricordiamo la tua attenzione verso i fratelli e verso ogni persona che hai incontrato, mentre ricordiamo la tua generosità e la tua allegria, ti affidiamo al Dio misericordioso. Egli, che ti ha chiamato nella famiglia serafica e al ministero presbiterale, ti accolga ora nella comunione dei santi e sia per te consolazione e premio. Riposa in pace, fratello Gerardo, e prega per la tua provincia. Fratelli e sorelle, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte infonde in noi la beata speranza della risurrezione. Diciamo insieme: Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello, Padre Gerardo, il Signore che conosce i tempi del nascere e del morire, lo accolga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo. Signore della vita, ascolta. Per il nostro fratello, Padre Gerardo, il germe della risurrezione, ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza della gloria. Preghiamo. Signore della vita, ascolta. Per i familiari, i parenti, gli amici, il dolore del distacco
si apra alla certezza che la morte non spezza i nostri vincoli di amore, poiché tutti siamo uniti in Cristo. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte, risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per noi qui presenti, celebrando la Pasqua del Signore, ci sia data la grazia di morire al peccato e risorgere a vita nuova. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. In vita e in morte siamo Tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede e accogli il nostro fratello, Padre Gerardo, insieme ai santi nella gioia del Tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Esultiamo e rallegriamoci in Lui, temiamo ed amiamo il Dio vivente, ed amiamoci tra noi con cuore sincero. La carità è vera e sincera, là c'è Dio. Dove la carità perdona e tutto sopporta, dove la carità benigna comprende e non si vanta, tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità. Quando tutti insieme noi ci raduniamo, vigiliamo che non siano divisi i nostri cuori, non più liti, non più dissidi e contese maligne, ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. Dove la carità è vera e sincera, là c'è Dio. Dove la carità perdona e tutto sopporta, dove la carità benigna comprende e non si vanta,
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Per la forza di questi sacramenti, concedi, Dio Onnipotente, al tuo servo Gerardo, sacerdote, di contemplare per sempre nella sua pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la sua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra.
rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Padre Gerardo, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E radunati dal Signore, preghiamo con le sue stesse parole, dicendo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E il Signore ci renda degni della sua pace. Pace a voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita che Adamo non poté toccare, ora in Cristo a noi dona. Grazia per il mondo. Sei l'agnello immolato, nel cui sangue la salvezza, memoriale della vera Pasqua, della nuova alleanza. Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo. Salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. Alla vite ai tralci scorre la vitale linfa che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore. Pane della vita, sangue di salvezza, bene.
Preghiamo. Nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo, o Dio, la tua clemenza. Dona al tuo servo Gerardo, sacerdote, di godere in cielo della piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Prima di compiere, secondo il rito cristiano, il pietoso ufficio della sepoltura, supplichiamo con fede Dio nostro Padre, in Lui e per Lui tutto vive. Noi affidiamo alla terra il corpo mortale del nostro fratello Gerardo, nell'attesa della sua risurrezione. Accolga il Signore la sua anima nella comunione gloriosa dei santi. Apra egli le braccia della sua misericordia, perché questo nostro fratello, redento dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre e recato sulle spalle dal buon pastore, partecipi alla gloria eterna nel regno dei cieli. Anima mia, va sicura in pace, perché il Signore è con te. Va sicura in pace, perché hai buona scorta, il Dio che ti ha creata ti ama di tenero amore. Anima mia, va sicura in pace, perché il Signore è con te. Lui che ti ha creata, ti ha santificata e sempre ti ha guardata come una madre alla figlia. Anima mia, va sicura in pace, perché il Signore è con te. Tu che mi hai creata, sii tu benedetto, Signore della gloria. Dio della mia vita, io ti amo. Anima mia, va sicura in pace, perché il Signore è con te. Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Ti raccomandiamo, o Signore, l'anima fedele del nostro fratello sacerdote Gerardo, perché lasciato questo mondo, viva in te, nella tua clemenza cancella i peccati che ha commesso per la fragilità della condizione umana e concedigli il perdono e la pace per Cristo nostro Signore.
è pervenuto il messaggio del produttore televisivo Maurizio Rasio, che sono stato incaricato di leggere. Caro padre Gerardo, ti voglio dire grazie. Grazie per avermi regalato la tua amicizia, il tuo sorriso, la tua gioia. Grazie a te ho scoperto la meraviglia della fede. Grazie a te ho sognato di poter essere un tuo fratello. Grazie a te ho conosciuto l'umiltà di essere uomo, ma soprattutto grazie a te ho capito il vero significato della vita, l'amore. Mi vergogno per non esserti stato accanto negli ultimi momenti della tua vita. Ti chiedo scusa per questo, anche se, ne sono certo, tu mi perdonerai e continuerai a gridare a voce alta: Maurizio, svegliati, guarda che bella è la vita. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che vi ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì, al cielo, al cielo. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza che infonde mi costanza nel viaggio e fra i dolor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì, al cielo, al cielo. Andrò a vederla un dì, lasciando questo esilio, e poserò quel figlio, il capo sopra il cuor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì, al cielo, al cielo. Al cielo, al cielo.